In realtà i personaggi di Torrigiorgio cercano di fare un lavoro di realismo e anche di normalizzazione, cioè in realtà appunto che il genere dipinge in maniera molto spettacolare, in realtà è tutto molto più semplice. Ecco, io nel film ho voluto tenere questa semplicità, guardare questa famiglia criminale, questo gruppo di criminali e trovarne gli aspetti comuni che potevamo avere anche con noi, come degli spettatori. Devo dire che mi ha molto attratta questa cosa di quest'idea. Non mi sarei insomma mai sognata in questo mio personaggio. Devo dire che non ho dovuto fare una grande fatica per calarmi dentro, perché è un personaggio che rimane un po' al di fuori di questa realtà, un occhio esterno, quindi un po' come potrei essere anch'io una persona mia, di far parte di un cast, diciamo, fatto tutto quasi pienamente di attori calabresi. Del sud, e quindi questo mi ha fatto molto piacere. Io amo le sfide, amo le novità, per cui questo film per me è stata una novità da questo punto. La scommessa è stata quella di entrare all'interno di una famiglia criminale, dimostrarne anche gli aspetti più antietnici, antimiti, antimitizzanti, ecco, questo aspetto così, non dico squallido, però veramente duro.